Ed eccoci, siamo qui tornati con un nuovo video per parlare un po' di calciatori che seguo e di match che mi sono recuperato. Partirei senza perderci in chiacchiere dal campionato polacco, Cracovia-Legia, partita tra due squadre che lottano per obiettivi differenti. Il Cracovia lotta per salvarsi, il Legia per arrivare in zona europea. E alla fine a vincerla, a spuntarla, la squadra di casa con una doppietta di Kalman, di cui un gol arriva nel primo tempo che mi sono visto, gol tra l'altro molto bello, da fuori, sassata sotto il 7, imprendibile per Tobias e Cracovia che così festeggia già nel primo tempo il gol, poi arriverà anche un secondo, ripeto, nel secondo tempo. A Legia però manca un rigore clamoroso perché per mani di Hoskonen, mani abbastanza palese, però VAR che non interviene, ci sta che in presa diretta, diciamo, l'arbitro non lo abbia visto, però lì VAR assente e quindi Legia che ha sicuramente molto da rammaricarsi. In questo senso, in un primo tempo molto equilibrato, giocato a centrocampo con intensità da entrambe le squadre, e in cui il Cracovia, dopo aver segnato il gol, ha sicuramente concesso qualcosina, tanti falli, tanti piazzati, su cui però poi ha retto abbastanza bene. Legia, squadra anche europea, perché gioca, se non erro, la Conference, comunque squadra con calciatori tecnici e di un certo livello. C'è anche Gual, che è un giocatore che seguo, che l'anno scorso ha fatto molto bene allo Jagiellonia, sempre in Polonia, pur lui essendo spagnolo di origini. E nel Cracovia c'è Glik, che da noi in Italia conosciamo molto bene. Voglio riportarvi però un centrocampista che mi è piaciuto, non è un fenomeno, però mi è piaciuto, Knapp, che tra l'altro ha fatto l'assist per il 2-0 di Kalman, ed è un classe 2001, centrocampista di livello, perché fa il suo, è un giocatore che gioca in questo centrocampo a 2 e lo fa bene perché in coppia con Atanasov si muove molto bene, tiene la posizione, ha un uomo diciamo di riferimento che era il numero 21, ora non ricordo chi fosse nel Legia, ma lo seguiva, lo teneva d'occhio, calciatore attento che come detto è utile in entrambe le fasi, poi perché anche a difendere in area il suo apporto lo dà anche nell'area avversaria, tra l'altro anche la caratteristica della rimessa lunga, che è una cosa sicuramente non da sottovalutare, e finora ha fatto già 4 gol, che non sono pochi, quindi è un giocatore interessante che ho voluto così riportarvi. Secondo match che mi sono recuperato, quello tra Lazio e Roma Primavera, tra l'altro ultima giornata prima della sosta di Natale, di fine anno, derby che ha visto vincere Lazio di Sanderra che continua a stupire da neopromossa, sta disputando un grandissimo campionato e battuta anche la Roma di Guidi in una partita giocata comunque alla pari, abbastanza equilibrata e mi sono recuperato il primo tempo come al solito in cui le occasioni sono state diverse, sicuramente pericolosa la Lazio al 21esimo con Sardo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma è dovuto intervenire Marin ad impedire il gol del vantaggio. Poi molto pericolosa la Roma che è uscita fuori bene nel finale del primo tempo, ha avuto un'occasione con Joao Costa, il palo di Mannini ha creato sicuramente molto. Poi Lazio che la sblocca nel secondo tempo e che riesce a gestire il vantaggio. Tra l'altro una Lazio che parte dal basso, pressa in maniera molto simile a quello che fa Sarri, seppur con un modulo se vogliamo diverso, però la pressione è molto simile con questo 6-4, tanto spazio tra le prime due linee di pressione e la linea dei difensori, i difensori che cercano di lavorare sugli anticipi, sono principi molto simili a quelli di Sarri. Una Roma che tra l'altro ha sviluppato molto bene quest'oggi sulla sinistra, molto molto bene, con Mannini a cui do 6,5. Tanta roba, Mannini, ottime giocate, ha preso il palo, ma molto bene. Bene anche Cherubini, abbastanza attivo. Certamente può incidere ancora di più, però anche lui è assolutamente 6 più. E devo dire che valuterò meglio nelle prossime uscite della Roma, quando la vedrò, Oliveras, terzino sinistro classe 2004, che diciamo credo possa
dare sicuramente un contributo importante alla Roma nelle prossime uscite, quindi voglio valutarlo bene. E vi aggiungo, nel listone dei giocatori che seguo, Sana Fernandes, esterno che sta facendo un ottimo campionato fin qui. Parliamo di un calciatore brevilineo, molto bravo nel dribbling, molto veloce, a campo aperto devastante, se lasci l'uno contro uno comunque spazio alle spalle del difensore te lo prende subito, sta facendo bene, devo dire tanti bonus per lui, certamente a livello fisico deve crescere perché certe volte fa fatica, però è un giocatore molto giovane, classe 2006, che con la Lazio può sicuramente dire la propria. Altro match, quello tra Milan e Verona. Un Verona che incredibilmente la vince 3-2 dopo un primo tempo in cui era passato in doppio vantaggio, poi il Milan l'ha pareggiata, ha trovato la forza di pareggiarla, ma poi è crollata al 90esimo con un Verona che merita alla fine la vittoria. Ho visto un primo tempo in cui il Milan ha provato a giocare anche la palla, però complice anche i tanti cambi, le tante assenze, perché oggi tanti titolari non c'erano. Ecco che il Milan ha fatto fatica, il Verona ne ha approfittato. Tra l'altro squadra fisica, squadra che sfrutta bene i due attaccanti, molto vicini tra loro, Ajaji e Diao lavorano molto bene e ha fatto sicuramente un'ottima partita. Un Milan che passa in svantaggio al 18esimo con questo cross di Rigo e il gol di testa di Diao marcato molto male in area. Milan che poi reagisce perché colpisce un palo con Scotti al 25esimo in un'azione di ribaltamento di fronte. Verona che tra l'altro perde anche un giocatore importante come Patané per infortunio, ma il suo sostituto, ovvero Agbonifo, entra e dopo praticamente un minuto segna, dopo una bella palla di Ajaji, Agbonifo fa 2-0. Poi ci sarà anche l'occasione di fare il terzo, mani di Gaucho in area, terzino destro che ha fatto molta fatica oggi, ha fatto molta fatica. Anche perché evidentemente gioca poco, Diao però colpisce il palo su rigore e ha sbagliato, diciamo, l'occasione per chiudere la partita. Come vi dicevo, tante assenze nel Milan, Camarder in panchina, ma non convocati Bakune, Victor Eletu, Jimenez, Zeroli, tante tante assenze. C'era Magni, 5 e mezzo, ha giocato a sinistra, ha sofferto, ha spinto poco, fatto fatica, così come anche Bonomi, che oggi addirittura ha fatto la mezzala, ruolo ovviamente non suo, ha commesso diversi errori e non ha inciso. Voglio aggiungere però nel listone due giocatori del Verona molto interessanti: Cissé, che in realtà già ho seguito negli ultimi tempi, centrocampista classe 2006 che fa l'esterno, però gioca in questo ruolo un po' atipico di mezzo esterno, perché poi è un po' una mezzala, gioca tra le linee e lo fa bene, ha qualità, giocatore fisicamente anche pronto per il professionismo, secondo me, pur essendo un 2006, ha dei buoni strappi, ha tecnica, devo dire è molto completo, a me piace molto, mi piace veramente tanto. Così come anche Diao, che sta facendo bene nel giro dell'Under 19 spagnola, attaccante classe 2005, una vera prima punta, bravo nei movimenti in area, batte i calci di rigore. Devo dire che è anche abbastanza veloce, quindi anche adatto all'attacco alla profondità. E ha fatto un ottimo inizio di stagione con il Verona, ben 10 gol per lui e tanta roba, sta crescendo molto di giornata in giornata e quindi è da assolutamente attenzionare. Altra partita che mi sono recuperato, quella tra Al-Ahli e Al-Khalej. Campionato arabo, mi sono visto il primo tempo e devo dire partita abbastanza bloccata nel primo tempo, tanto che infatti la formazione di casa la vince solo ai calci, anzi ai calci di rigore. Grazie a un calcio di rigore di Kessié a tempo praticamente scaduto, una vittoria importante per la squadra di Yaisle e un Al-Ahli che in campo vanta diversi calciatori europei. Tra l'altro anche l'arbitro è rumeno, cosa abbastanza particolare, ma diciamo che era nota che in Arabia erano arrivati anche arbitri europei. Detto questo, nella Lali, come detto, ci sono tanti giocatori che hanno fatto molto bene in Europa negli ultimi anni. Penso a Mendy in porta, Ibañez, fatto bene, un parolone, però comunque c'è Ibañez, Kessié, Mahrez, Gabri Veigas e Maximo in panchina, Firmino ed Demiral. Nell'Al-Khalej invece Pedro Emanuel è il tecnico se non erro portoghese,
Ma calciatori interessanti dietro Lisandro Lopez, ex Genoa, Rebocio, terzino ex Lech Poznan, Ivo Rodriguez, ex Famalicao, calciatore anche lui tecnicamente interessante, un Al Khalej che si è rivelata squadra molto compatta, organizzata, che ha concesso pochi spazi, però pronta anche a sviluppare gioco e devo dire molto attivo con Said, calciatore che si è proposto molto nell'arco del primo tempo. Un Al Ahly che a parte due occasioni con Gabri Veiga, diciamo che ha costruito veramente poco negli ultimi metri. Mi è piaciuto molto Jung, il mediano dell'Al Khalej, classe 1989, che ha garantito quantità e anche qualità alla formazione ospite. Se non erro coreano, giocatore che a me piace molto, a questi livelli tanta tanta roba, ma nei calciatori che seguo devo aggiungere Gabri Veiga, centrocampista classe 2002, giocatore di cui si parla tanto, anche di un suo possibile ritorno in Europa, che credo sia diciamo doveroso per la sua carriera. È un calciatore tecnicamente validissimo, a livello di qualità straordinario, è un trequarti, spesso si allarga sulla zona sinistra del campo. È un calciatore però che si propone poco, pochi movimenti senza palla, poca corsa, corre poco e a me non piace questo aspetto qui. Dovesse voler veramente tornare in Europa, è vero che si è adattato ai ritmi di quel calcio dove magari non è necessario correre tanto o fare molti movimenti senza palla, però gioca veramente a ritmi bassi, ragazzi. Se vuole veramente tornare in Europa ad alti livelli, non può giocare a questi ritmi. Poco ma sicuro, pur avendo grandi doti tecniche. Questo sì. Ultimo match che mi sono recuperato, quello tra Larne e Linfield, campionato nordirlandese, seconda contro prima. Partita molto interessante dai discreti contenuti tecnici, due squadre che provano a giocare la palla che poi però dopo aver fatto girare un po' il pallone, grazie anche all'apporto dei centrocampisti che vengono incontro, lanciano lungo verso la punta e devo dire comunque qualche problemino all'avversario lo creano. Un Larne che passa in vantaggio al settimo minuto dopo un rilancio del portiere avversario, ovvero di Jones, con tre passaggi praticamente viene mandato in profondità Bonis, il numero 9, la punta, anzi numero 10 in realtà, comunque la punta di questo Larne che non sbaglia, diciamo, sotto porta. Al 26esimo pareggia il Linfield su questo cross dalla destra di Newbury, il terzino che trova di testa Fitzpatrick che pareggia i conti. Una partita dopo un inizio in cui sicuramente è partito meglio il Larne, facendo maggiormente la partita, costringendo il Linfield a giocare sotto palla anche per via della maggiore fisicità e della maggior bravura sulle seconde palle, perché il Linfield ha sofferto molto questa situazione sulle seconde palle o comunque a centrocampo ha perso spesso dei duelli. Devo dire che però dopo il gol del pareggio, ma anche qualche minuto prima, il Linfield ha preso campo, è riuscito a giocare in maniera più avanzata con un baricentro più alto e la partita si è resa maggiormente equilibrata con sicuramente poi il risultato di 1-1 che rispecchia i valori in campo. Molto bene Mijar nell'infield, mi è piaciuto il numero 7, parliamo di un centrocampista classe 92 che viene spesso incontro a dialogare con i compagni e tra l'altro quest'anno ha realizzato anche tantissimi bonus, sia gol che assist, ma voglio aggiungere tra i giocatori che seguo Bonis, attaccante classe 99, giocatore non più giovanissimo, però molto fisico, che lavora molto spalla alla porta. La squadra si appoggia spesso su di lui. È un ottimo attaccante, bravo sotto porta in fase di finalizzazione. Tende ad allargarsi spesso sulla sinistra, diciamo, per poi arrivare alla conclusione. Però è un buon attaccante, devo dire. L'ho riportato, pur non parlando di un fenomeno, di un giocatore che non arriverà a determinati livelli, perché credo che in questa dimensione sia un buon profilo e non a caso comunque gioca in una delle principali realtà del campionato nordirlandese. Io a questo punto mi fermo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.